siamo, vedete, in banchina sulla poppa di Pendra, con poche ore al via di questa 151 Trofeo Cetti, l'Arcon, Francesco Dinelli e Francesco Agostini. Questa barca già ha detto tanto in questa 151, in passato è sempre stata una protagonista. Quest'anno, in base anche alle condizioni, cosa vi aspettate? Quali sono un po' i vostri obiettivi? L'obiettivo è di cercare di portare la barca veloce, che è una barca veloce da sé, se riusciamo. Qui ci sono sempre, in questa regata ci sono sempre un paio di stop and go. Il primo punto sarà la giraglia e vediamo come riusciremo a posizionarci insieme alle altre barche che sono molto veloci. E dopo la giraglia ci sarà il gioco a dadi dell'Isola d'Elba, e lì dovremo riuscire a lavorare bene nei salti di vento, e la barca è una barca veloce, ci permette di posizionarci bene. Poi avete fatto il routage, prevedete più o meno una durata in base al vento? Non è ancora pronto, perché le condizioni in 4 giorni sono cambiate continuamente, quindi in realtà anche stamani gli ultimi aggiornamenti danno una condizione che è più simile a quella di 4 giorni fa che a quella di ieri. Quindi in realtà sembrerebbe, è possibile che quest'anno lo stop delle formiche sia più corto, se non, dipende dal timing. Se riusciamo a girare la giraglia, a fare l'isola della giraglia intorno alla mezzanotte, l'una, probabilmente riusciremo a agganciare ancora il vento sull'Elba. Se siamo in ritardo sulla giraglia, ritorneremo nel solito cambio di vento e aspetteremo tutti alle formiche di Grosseto. Però il record, insomma, difficilmente attaccabile, 16 ore? Ore, noi eravamo con Sagamo, l'abbiamo perso per 8 minuti, però le condizioni furono veramente belle, questo è un po' complicato. Quali sono i vostri avversari, le barche di riferimento su cui farete la regata? Sicuramente quelle di pari dimensioni, no? C'è Atalanta, il Supernica, che insomma è molto molto veloce, e poi pare ci sia anche Anywave. Comunque sono quelle, ecco, diciamo, i nostri competitor. Allora, abbiamo detto, anni. Sì, quindi vi rincontrate un po' ogni volta, diventa una sorta di rimpatriata. Ci sono due news, ho visto che c'è il vecchio My Song, che si chiama Vera, no? Lupa of London, che nasce come Baltic 5, dove sarò a bordo anch'io, perché facciamo un servizio per Linea Blu, quindi attenzione, ci incontreremo lì nei paraggi. Quindi allora, diciamo, questo gioco a scacchi che diceva lui, al di là del routing che non è stato ancora fatto, però un po' di strategia, cosa vi aspettate, ecco, proprio come avete in testa che saranno le prossime ore della regata? La prima strategia è fondamentale, diciamo, è quella di mantenere sempre la barca più veloce possibile, perché è una barca che è molto molto sensibile alle regolazioni, quindi noi dovremo cercare di essere sempre al top con i target, sempre nelle migliori condizioni, ecco. Detto quello, poi il risultato dovrebbe venire da sé, perché insomma quando c'hai una barca veloce si facilita tutto. Cerchiamo di non fare troppi ingarbugli a bordo come manovre, anche perché insomma dobbiamo mantenere il nome. Dai. Senti, diciamo che barca è Pendragon, anche che magari non tutti Davidson lo sanno. Davidson 69, che è nato nel 2010 e poi è stato portato in Italia, quanti anni? Da sei anni, nel 2014. È una barca con la lifting keel, è tutta in carbonio completamente, non ha nessun tipo di regolazione elettrica, quindi è tutta manuale, quindi ci sono anche degli sforzi fisici da fare. Allora, l'ultima cosa che mi viene in mente, visto che ci sono pure gli sforzi fisici, come vi organizzate, quanti siete a bordo e come siete organizzati a livello di turni e di mangiare? Allora, essendo una barca, diciamo, un po' particolare, ancora tutto questo è da definire, non sappiamo ancora chi siamo. Per esempio, abbiamo avuto una defezione importante perché il prodiere non può venire e quindi dobbiamo far ruotare tutto. Noi siamo un equipaggio di non professionisti, cioè io faccio di mestiere ma altro, se mi occupo di barche ma altro, e quindi cercheremo di ruotare e di gestire a seconda delle condizioni. Cioè, la regola è un po' quella: se è possibile, le condizioni lo permettono, riposiamoci, perché fra mezz'ora non sappiamo che cosa succede. Non abbiamo un'organizzazione molto perfezionata.